Buongiorno a tutti, eccomi qua. Sono Maria Sacca, sono una psicoterapeuta e sono qui sul gentile invito di A spasso con lo scrittore, per cui ringrazio Francesca Scartoni. Adesso che mi avete visto professionale posso anche togliermi gli occhiali. Sono qui per parlarvi di un libro a cui sono molto affezionata, un libro che si chiama Cambia il copione della tua vita, un libro che ho scritto io, ne ho scritti altri, ma questo è quello a cui sono maggiormente affezionata perché racchiude proprio la summa di tutte le mie conoscenze, di tutte le mie esperienze, di tutto quello che dice la mia teoria psicologica che è l'analisi transazionale. Che cosa racconto in questo libro? Racconto che tutti noi da piccoli siamo delle spugne. Assorbiamo quello che ci arriva dal mondo esterno, quello che ci arriva dall'esempio dei genitori, degli adulti importanti. Noi non nasciamo con un carattere, ce lo creiamo il nostro carattere, ce lo creiamo sulla base proprio di queste cose. Quindi sulla base di queste informazioni che riceviamo, sul bisogno fortissimo che abbiamo di essere amati dai nostri genitori e quindi di fare cose che gli facciano piacere, noi creiamo una sceneggiatura di vita, proprio un copione, in cui c'è il buono, c'è il cattivo, ci sono gli eventi più importanti. E a un certo punto però, intorno all'adolescenza, ci dimentichiamo di averlo scritto questo copione, ma continuiamo inconsapevolmente a seguirlo comunque. E questa è la cosa triste, perché per lo più si tratta di copioni perdenti, di copioni che ci fanno ripetere sempre gli stessi errori. Tutte le volte che dite a voi stessi: ma come ho fatto a cascarci ancora? Ma perché l'ho fatto ancora quell'errore? Ma come mai mi sbaglio sempre in questo modo? Ma perché non riesco mai a mantenermi il lavoro? Ma perché tutte le mie storie sentimentali finiscono in questo modo? Ecco, tutte le volte che vi fate queste domande state cominciando ad analizzare il vostro copione. Quindi il copione va analizzato, deve diventare soprattutto consapevole, dobbiamo capire di averlo. Questo libro in qualche modo vuole aiutare ad arrivare a una consapevolizzazione del copione, vuole arrivare a darvi informazioni su come scoprirlo, su che cosa si basa, e sono presenti anche delle storie, storie di pazienti miei veri che ho avuto nei miei lunghi 40 anni di carriera, che portano la loro esperienza rispetto a come erano incastrati dentro al copione e a come se ne sono liberati. Quindi ci sono anche suggerimenti, se vi riconoscete in queste storie, per liberarvi da copioni di questo tipo. Niente, io vi ringrazio, spero di vedervi presto, meglio, spero che voi vediate presto me. Ringrazio ancora Francesca Scartoni per l'opportunità che mi ha dato e vi ricordo il libro, Cambia il copione della tua vita, edizioni Franco Angeli, Le comete di Maria Sacca. Buona vita a tutti.